nostri giovani, le generazioni che cresceranno, debbono crescere e vivere sane. Ecco, questa è l'unica cosa che chiedo io, quindi lo Stato, la Regione, la Provincia, il nostro Comune, tutti si devono mobilitare affinché mettano a disposizione i fondi necessari questa benedetta bonifica. Quel diritto a respirare aria pulita che i cittadini di Broni finora non hanno avuto vorrebbero almeno lasciarlo in eredità ai loro figli e nipoti. Basterebbe poco, basterebbe bonificare la Fibronit, quell'azienda che nel cemento mischiava amianto e che pur avendo chiuso i battenti nel 94 rappresenta ancora una bomba d'orologeria mimetizzata fra le case. Dalla Fibronit come dall'Eternit ne sono derivati dei prodotti con i quali si è cosparso l'intero territorio nazionale di realtà con realtà molto pericolose per la salute. Se il vostro paese avesse già contato 800 vittime, vorreste ripulire i capannoni dall'amianto o veder costruita una nuova autostrada? Perché è questo l'affare in ballo. La Regione Lombardia dice di non avere i soldi per la bonifica della Fibronit, ma poi a Broni ne trova molti per fare una bretella autostradale. 15 milioni di euro per la precisione, che basterebbero a liberarsi dall'amianto una volta per tutte. I perossidi e i carboni che ti bucano i polmoni, dai che la bevi biondina, dai che la bevi bionda. Sai perché sono qua? Perché sono una nipotina e io penso per il suo avvenire. Proteste, assemblee pubbliche, poco o nulla è servito finora a convincere Stato e Regione che qui la priorità è un'altra. Noi abbiamo tutto qui d'amianto praticamente, tetti, tutto. Anche la scuola elementare è fatta d'amianto e i bambini hanno spiegato che nei muri non possono neanche infilare una puntina. Il mesotelioma pleurico a Daniele Rovati ha già tolto un polmone e una sorella, morta a 40 anni. Il suo sogno più grande oggi sarebbe arrivare alla fine del processo che si apre il mese prossimo contro i vertici della Fibronit. Devono essere puniti, perché altrimenti sarebbe veramente una morte doppia per chi già è morto e sarebbe un accelerare la morte per chi sta morendo. A sfogliarlo così sembra l'elenco del telefono, tanto è lungo. In realtà sono i nomi delle vittime della Fibronit di Broni, i malati e i morti che dal 69 hanno respirato l'aria carica d'amianto di questo paesino alle porte di Pavia, che la procura di Voghera ha individuato come parti lese. Più di 800, conta il giudice per l'udienza preliminare, tanto che per l'apertura del processo il prossimo 16 aprile affitteranno una sala congressi. Un processo che arriva dopo troppi anni di attese e lutti. Purtroppo ci sono voluti 8 anni e sono ancora, anch'io sono qui ancora a domandarmi il come mai così tanto tempo per rendere giustizia a delle vittime. Broni si è sentita molto abbandonata. Sul banco degli imputati saliranno tutti i vertici della Fibronit, presidente, amministratore, consiglieri, 10 in totale, accusati di omicidio plurimo, disastro doloso e omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Si è consumato un disastro ambientale su vasta scala, scrive il pubblico ministero, attorno a questi capannoni che hanno prodotto cemento e amianto fino al 94 e che non sono ancora stati bonificati. A Broni tutti hanno avuto un lutto in famiglia. Io so di per certo che a Broni c'è stata una famiglia che è stata completamente sterminata, madre, padre e figlia. Accanto alla statua per gli eroi della Seconda Guerra Mondiale nel parchetto di Broni ne hanno messa una in ricordo dei morti sul lavoro. Perché è questa la battaglia dei tempi moderni che il paese sta combattendo, col picco di decessi ancora da venire atteso nel 2015. Il mesotelioma pleurico per me è stata una condanna a morte per mia mamma. Si è coricata sul letto, gli ho messo la mascherina in faccia, lei mi guardava e mi diceva: Andrea, sto soffocando. La mamma di Andrea e Roberta, Piera Monti, non ci ha mai messo piede in quella fabbrica, ha semplicemente respirato, questa la sua colpa. La condanna della Eternit del mese scorso per i morti di amianto dimenticati oggi rappresenta una speranza. Io spero che qualcuno abbia una coscienza e spero che venga fatta una giustizia davvero. C'è bisogno di giustizia in Italia perché ci sono troppe cose che non sono giuste, troppe.